45esima edizione del torneo Tassi. Delilah è qui con voi dalla postazione di Progresso Channel, la nostra web TV nata all'incirca 3 anni fa per regalare risultati e classifiche delle partite, le interviste a bordo campo o in studio con i protagonisti del torneo, nonché i piccoli calciatori con i loro allenatori. Lo staff di Progresso Calcio, composto da gli ormai noti Paola Speroni, Francesca Mattei, Elisa Cavazza, uno staff molto femminile al quale viene aggiunta Vanessa Serafini, sarà il nostro volto nuovo di quest'anno, nonché Valmer Orsini, Pierluigi e il nostro Jimmy Fontana, che abbiamo come ospite d'onore. Ciao Jimmy. Ciao Della, eccoli qua. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ci sono, sto facendo anche il registro nel frattempo. Eccomi qua, ti ripasso la parola. Jimmy, ti chiedo subito di raccontarci un po' di te. Da quanto tempo sei al Progresso? Da quanto tempo la tua figura è al Progresso Channel? Bah, io sono 15-16 anni giù di lì, un bel po'. Sono a Progresso, ho iniziato con mio figlio seguendolo, portandolo qua, e poi sono stato inlamato e la mia figura qui al Progresso, sono un socio, faccio parte del consiglio direttivo. Tra le tante cose che faccio, tra le poche cose che faccio, sono dal 2005, mi sembra, sono uno dei pionieri assieme a Tabaroni e a Santi Livio con il servizio di defibrillatore primo soccorso. Abbiamo iniziato in un momento quando non andava di moda e ci siamo ancora, stiamo continuando, adesso siamo parecchi, siamo una sessantina e tiriamo avanti con questo. Nel ritiro precampionato sono il taxista, automobilista e quant'altro, e invece per 2/3 della giornata, di una qualsiasi giornata, sono dedicato al Progresso Channel, per cui la webcam e non webcam, la telecamera, i filmati, le foto, cerco di aggiornare il sito, quello sono l'unico che ci mette mano, invece assieme a alcune ragazze e quant'altro, qualche, riusciamo a tirare avanti con la pagina Facebook, un po' meno su Twitter e Instagram, ci stiamo provando, però perché non, la giornata è troppo corta, non si riesce a far tutto. Io raccolgo filmati video che i nostri genitori fanno durante la settimana le partite sabato e domenica. Vengono ritagliati con, com'è che si dice? Vimeo, mi sembra. Gli highlight. La parola difficile lì. E in settimana cerchiamo di pubblicarlo per diffondere quello che io definisco sempre diffondere il verbo, cioè quello che si fa al Progresso, cercando di andare oltre alla partita, abbiamo vinto, mio figlio ha fatto gol, ma c'è tanto altro lavoro dietro. Io sono dei tanti che se loro faccio un lavoro marginale, sono un po' di parte, però ci vuole anche questo. Allora, sul lavoro marginale non sono molto d'accordo, perché tutta la parte tecnica, regia, suono, luci, sei l'unico del quale se ne occupa, quindi. Oltre al fatto che spesso e volentieri Jimmy è il nostro motivatore, perché io senza Jimmy spesso e volentieri molte delle idee e delle nostre attività non ci sarebbero se non avesse avuto il suo sostegno, quindi, e questo tu Jimmy lo sai benissimo. E spesso ci chiedono: Jimmy, perché? Perché tanto lavoro, tanto tempo, tanta dedizione nei confronti di una società di calcio, soprattutto per una persona come te che non ha più il figlio che gioca, come magari può essere diverso per me, della serie. Tecnico. Ma della serie, ma chi te lo fa fare? Eccomi qua. È bello della diretta. Me lo chiedo anch'io, me lo sono chiesto anch'io. No, è per puro egoismo, perché comunque io sono convinto, come molti altri, che del valore terapeutico del Progresso.
la vita ogni tanto non è sempre pari, non è sempre tutto bello, è un po' a volte anche dolorosa, triste. Il fatto di poter venire qua, di staccare, di venire qui anche solo 10 minuti ti dà la carica per continuare ad andare avanti. Qui trovi sempre un sorriso, una parola buona, e poi ci sono i ragazzi, quelli che io definisco i miei ragazzi, però tutti gli addetti al lavoro chiamano i miei ragazzi. Qui c'è la vita, ci sono i sogni, qui si va, c'è il futuro, tutto positivo, tutto ha sempre un domani, non c'è mai niente di che ti può abbacchiare in qualche modo, c'è proprio la gioia di vivere, ed è bellissimo questo, ti dà tanta forza, ti dà tanto voglia anche di fare, non riesci mai a soddisfare tutti, però vedere i bambini appunto sognare con tanta energia ti dà la carica di andare avanti. Questo è l'egoismo che io ho, io vengo, cioè il calcio faccio fatica un po' a capirlo, non è il mio sport, però questo molto, i ragazzi sono fantastici. Poi non avendo il figlio, perché col figlio c'è sempre un'angoscia, cioè sono sempre, invece sono i figli degli altri, si riesce a gustare ancora di più, li vedi crescere tantissimo in fretta. L'altro giorno gli soffiavo il naso, gli lasciavo le scarpe, e l'altro giorno dopo me le sono trovato in fila immensa a lavorare, vedi già un uomo, eppure in poco tempo è cresciuto tanto, come tanti, tutti, c'è chi non è più nel calcio, però rimangono sempre affezionati, è bellissimo questo. Sì, perché quando si dice che siamo una grande famiglia, in realtà un po' è vero, perché ci si affeziona veramente tra di noi, ci si affeziona i bambini e i ragazzi. Jimmy, tornando al torneo Tassi, che cosa ti piace di più e che cosa ti piace meno di questo torneo? Ma è l'esasperazione di tutta questa energia che c'è in gioco. È bellissimo vedere tanti bambini, tanti contemporaneamente. La cosa bella che mi piace particolarmente è che si svolge in pochi giorni, ci sono moltissime società che vengono con più squadre, per cui all'interno della stessa società ci sono bambini e calciatori che si vedono anche se sono in squadre diverse. È abbastanza tipico, alla domenica giocano tutti in giro per la regione e non si conosce chi ha un anno in più, un anno in meno, qui si trovano, per cui è già una cosa un po' oltre. Grande energia, gran frenesia, i bambini piccolini sono eccezionali, cioè, più o meno questo è l'inizio della stagione dei tornei, ci sono i primi anni che è il primo torneo, la prima partita ufficiale, stare allo spogliatoio, vedere l'appello, il bimbo che gli deve dire il nome e il numero e si volta di scatto per andare a leggersi il numero dietro la schiena, la prima volta che indossa la maglia ufficiale della squadra, è fantastico, poi tanti in tutti i campi, la frenesia e anche i grandi che lavorano. Abbiamo i volontari che vengono qui apposta solo per il Tassi, io li vedo solo qui durante l'anno, magari purtroppo non riescono a vivere la società, ma per il Tassi ci sono, c'è chi proprio tiene segnato il giorno del calendario per venire qui a fare i lavori, friggere le patatine o pulire gli spogliatoi, che non sono neanche in vista, neanche letteralmente gratificati, però ci tengono da anni. Sì, è vero, perché il torneo Tassi comunque non è solo calcio, il torneo Tassi è colore, emozione, simpatia, amicizia, un insieme di emozioni, di sentimenti che non è facile da spiegare. Come ultima domanda, Jimmy, ti chiedevo un episodio o due in questi anni di Tassi che ti sono rimasti nel cuore, di cui ha un ricordo particolare? Ma bisogna raccontarlo tutti. Allora, la prima cosa è la prima volta che ho visto la giornata finale. È una cosa che per le doc anche adesso che sta iniziando il Tassi, è una cosa indescrivibile, bisogna solo viverla. Devo tornare un attimo alla consegna. Come vedete, Jimmy è il nostro tecnico, quindi per forza. Eccoci qua. Sono qui, dicevo
già solo la finale è eccezionale. Episodi ce ne sono tantissimi, dal bimbo che esce fuori con i guanti da portiere, la prima volta che sono più grandi di lui, lo vedi con una gioia addosso che sta lì con questi guanti, che fatica a tenere su perché cade, ovviamente cade per terra perché sono enormi, i pantaloni che arrivano per terra perché non c'è la taglia giusta, è tutto, cioè, ogni momento va vissuto perché è stupendo, fantastico. Adesso in questo momento sta iniziando la battaglia dei portieri. L'anno scorso è iniziata la prima volta e alla fine due portieri, è stato bellissimo, sono arrivati alla fine, oltre non c'era verso che si spareggiassero, alla fine finalmente uno dei due è riuscito a vincere e si sono abbracciati, due portieri che normalmente sono a 100 metri di distanza da altri, di due società diverse, però è stato senza nessun comando, e poi bambini piccolini, diciamo, per cui non è, sono gesti spontanei, quel fatto di abbracciarsi è una vittoria. Cose bisogna ripetersi, non c'è un episodio, ma è tutto bello, è una cosa da pelle d'oca, dovete venire a viverlo. Grazie Jimmy per la tua disponibilità, ti lascio andare dietro alla macchina da presa perché ovviamente quello è soprattutto il tuo compito, e io prima di chiudere e di rimandarvi alle prossime interviste, vi ricordo che quest'anno, a parte volti nuovi, abbiamo anche tante novità, quindi continuate a seguirci. Volevo solo dire che il torneo Tassi si svolgerà in 9 giornate per tutto il mese di aprile, tranne il weekend di Pasqua. Sono iscritte 273 squadre per 64 società, si giocheranno all'incirca 440 partite. Il 9 aprile, che è una domenica, è dedicata interamente alle 2004 esordienti professionisti, ovvero ci sono 6 squadre di professionisti che si scontreranno fra di loro. Quindi seguiteci, venite a campo a mangiare due crescentine e a passare un pomeriggio insieme. Grazie.